a Federica Macri per la brillante carriera agonistica, frutto di costante impegno, passione e determinazione. Con affetto e gratitudine, il comune, quindi la città di Trieste. Grazie. Doppia cerimonia di premiazione questo pomeriggio nel Salotto Azzurro del Municipio, dove l'assessore allo sport Giorgio Rossi, assieme agli assessori Francesca De Santis e Michele Lobianco, hanno ricevuto i vertici societari della Ginnastica Artistica 81, accompagnati dalle giovanissime atlete e dalla loro capitana Federica Macri, che dopo 25 anni si lascia alle spalle una carriera strepitosa, conquistando moltissimi riconoscimenti sportivi, tra i quali le prestigiose Olimpiadi di Pechino del 2008. Più significativo sicuramente la partecipazione alle Olimpiadi, ma prima di quella c'è stato un brutto infortunio dove tutti mi hanno sempre detto guarda non ce la farei ad arrivare, invece ho fatto un recupero in 6 mesi, ce l'ho fatta e quindi è il momento più magico e che porterò dentro il cuore sicuramente come il più bello ed emozionante. Ora Federica si concentrerà sull'insegnamento per cercare di trasmettere alle sue giovani atlete tutta la passione e l'amore per questo fantastico sport. Adesso insegno già da un paio d'anni nella mia società, porterò avanti le mie bimbe, voglio insegnare a loro soprattutto lo spirito giusto per affrontare lo sport, l'umiltà, imparare cose nuove e dare un buon esempio. Per me le bimbe che vogliono la maestra Federica è la cosa più bella.